nostro paese si trova in una fase demografica delicata. Che ruolo hanno le trasformazioni demografiche nello sviluppo del nostro paese? Di questo si è parlato oggi in questa sessione sulle trasformazioni. In Italia c'è sicuramente una questione demografica. L'Italia ha un fortissimo processo di invecchiamento che paralizza la crescita della produttività, ha una natalità oramai tra le più basse del mondo e quindi certamente nei prossimi decenni la questione demografica si porrà con tutta la sua forza. Quello che sta avvenendo certamente frena il possibile sviluppo economico, frena l'innovazione perché innovano i giovani e non gli anziani, frena l'andamento della produttività, frena anche le dimensioni dell'economia italiana perché le previsioni che si fanno ci fanno vedere una diminuzione netta della popolazione. La Francia e l'Italia avevano la stessa popolazione negli anni 90, tra una trentina d'anni la Francia avrà un quarto di abitanti più dell'Italia, il che non vuol dire che ci sia una competizione per quanto riguarda il numero, ma certamente il ruolo, per esempio, della Francia nell'Unione Europea sarà più forte che non quello dell'Italia e questa è una conseguenza dell'evoluzione demografica che si prospetta.